Allora, Ricky, com'è andata questa settimana? Tutto a posto? Ma sì, questa settimana finalmente sono potuto stare a casa di fronte al mio libro, tranquillo, meglio di così, non... Beh, certo. La macchina l'hai messa a posto? Sì, infatti sono arrivato con la mia macchina, tranquillissimo, senza Google Maps, per la prima volta sono arrivato qua senza Google Maps, Tu però... arrivi da Cigliano, diciamolo, quindi Sì, non sei trasferito. lontanissimo, lontanissimo. Vabbè, Io, penso. no, io non mi posso considerare un canavesano, Ah beh, bisogna no, no, quello è vero. Perché dirlo. poi se proprio c'è Cigliano, credo, mi sembra che è il È al primo paese confine, della è al provincia di confine, è al Vercelli, confine, è al quindi confine, sì. sei un proprio, sei uno straniero in terra canavesana. Comunque, seconda puntata, non c'è più la tensione della prima, per cui adesso non ci ferma più nessuno. Siamo sciolti, infatti siamo molto più sciolti qua, così. Abbiamo anche la cannuccia. Sì, è vero. Vabbè, salutiamo innanzitutto i nostri telespettatori, grazie per averci Caro seguito saluto. la scorsa puntata. E Numerosissimi. sì, no, davvero, grazie, grazie mille. E beh, cominciamo, facciamo il solito rito, insomma, facciamoci uno spritz. Ecco, bevi, bevi che ti fa bene, bevi, bevi. Io bevo con la goccia, mi trovo meglio. Allora, cominciamo, beh, una settimana sono successe tantissime Tantissime cose, cose. tantissime cose, e, però partiamo, una cosa, tu sai al venerdì, cosa succede? È una cosa che ci riguarda da vicino anche, Al qualche, venerdì. al venerdì. Cosa vuol dire? Venerdì, tutti i venerdì, ormai da più di un anno, esce La Provincia, che è questo nostro giornale diretto dal grande Davide Gotta, che salutiamo. Che ricordiamo anche colui che ci ha fornito Sì, il infatti, materiale. infatti, Grazie, quindi Davide Gotta. grazie. E ogni venerdì esce con questo settimanale online, tra l'altro settimanale di approfondimento che invitiamo tutti i nostri telespettatori a fare l'abbonamento, perché poi tra l'altro sono solo 20 euro, quindi Ci siamo anche noi sulla provincia. Davide, no, non ci siamo sulla Provincia. dove sei? Mettici sulla provincia. Dopo quello che vedrà, non lo so. Allora, perché io non so, ho trovato due notizie che non capisco perché. Io l'ho letto, l'ho guardata la provincia che è uscita questa settimana e non ci sono. Allora, guardiamole, vediamo la prima. Noiosissimo. Vediamo, vediamo. Eccola qua, la provincia Hot News. Sono proprio delle cose, sai quelle notizie, no? Le notizie calde. Accesissimo. Accesissime. E la prima è questa. Allora, litiga con la fidanzata e dà fuoco all'auto della suocera. Poi si pente e chiama il 112. Ecco, ha dato fuoco a questa smart. Insomma, hot news nel vero senso della parola. E no, allora posso chiedere una cosa che forse parrà retorica e scontata, però io voglio esserne sicuro. La suocera non era nella No, 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 smart. Ah, precisiamo, hai ok. ragione. No, no, no. Lui praticamente finisce, insomma, finita questa storia con la sua ragazza, stava guidando però la macchina intestata della suocera. E lui gli è preso un raptus e è dato fuoco. Questo è un insegnamento per tutte le suocere, mai dare la macchina intestata Eh ad sì, perché poi altre. te la ritrovi tutta Ma ascolta, ma bruciacchiata. questa cosa dove è successa? A Livorno. Livorno Ferraris? Infatti è un po' fuori territorio per la provincia, però ho detto, caspita, sono quelle notizie Non avete fondamentali. potuto non Eh no, 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 scriverle. sono quelle notizie che bisogna portare. Certo. Quindi insomma, questo è un po' quanto è successo. Vediamo la seconda. Anche questa è molto particolare. Ecco qua, ogni quanto vanno lavati i vestiti, l'igiene corretta senza diventare Ecco, maniacali. allora Questa è una notizia che, questa è insomma, una notizia io importantissima. adesso ti dico, mi sono preso due appunti. Allora, qua abbiamo due estremi seduti a questo tavolo. Abbiamo il maniacale e abbiamo il un po' meno maniacale, Eufemismo. diciamo così. Per cui sentiamo, c'è di più o Allora, di meno? mi sono letto tutto l'articolo. Allora, cosa dice? Praticamente l'abbigliamento intimo andrebbe lavato tutti i giorni. E io devo dire che faccio così sempre. Tu citta, fai così? Assolutamente. Oh, bene. E allora la prima cosa. Il pigiama, attenzione, una volta a settimana. Ma se si usa in casa, quindi se si usa in casa anche per, insomma, tutto il giorno, comunque per diverso tempo,
addirittura tutti i giorni va lavato. Va bene, quindi scusa, io che notoriamente la sera mi metto di fronte al mio computer a giocare a League of Legends o a scacchi per ore e ore con il mio pigiama, dovresti lavarlo tutti i giorni. Lo dico alla mia mamma, sarà contentissima. Salutiamo mamma Giuse dovresti lavarlo tutto. Perché poi dice che bisogna lavare tutto ciò che ha contatto con la pelle, cioè quello che ha contatto con la pelle va lavato tutti i giorni. Possiamo dire soltanto al pubblico che non sa questa cosa, che quando Barida legge queste cose su Instagram, perché questi sono post di Instagram, evidentemente, perché solo su Instagram... Però è Corriere della Sera, non è faccio vedere anch'io un post del Corriere della Sera, riguarda un'altra cosa, ma te faccio vedere anch'io. Quando Barida legge queste cose su Instagram, la prima cosa che fa è ovviamente inoltrarle nei DM. Adesso che abbiamo parlato di queste cose, l'abbiamo esposta anche al pubblico, impegnati Barida qui a non mandarmi più queste cose su Instagram, ok? Perché uno è lì che studia e arriva la notifica, pensa, sarà successa una cosa grandiosa, abbiamo raggiunto i 30 milioni di visualizzazioni della scorsa puntata. No! Barida che ti dice, devi lavarti. Sono le notizie. Grazie, importanti, Barida. Sono delle notizie importanti. E poi ancora, concludiamo, i maglioni ogni tanto vanno lavati ogni tanto, sono molto generici su questa indicazione, e invece il cappotto una volta al mese. Allora, riguardo i maglioni, diciamo una cosa, a beneficio del pubblico di Obiettivo News, quando vengo a registrare sempre maglione freschissimo. Oh, cioè, meno male. Freschissimo, meno appena male. Tirato fuori dall'armadio. Vedi tutto. E il cappotto, io allora non lo lavo una volta al mese, però almeno una volta o due, o insomma, una volta ogni due mesi, dai, diciamo così. Sì, una volta all'anno, come giusto fare. Vabbè. E via, andiamo. Ebbene, questa era un po' le notizie strane, una rubrica che magari tornerà nelle puntate future, insomma, della provincia. Intanto facciamo anche un po' di pubblicità alla provincia. Va bene, allora, andiamo avanti con la prossima copertina, perché questa è la settimana più importante. E io dico che è una festa che andrebbe aggiunta un po' al Natale, alla Pasqua, a tutte le grandi feste nazionali, perché è stata la settimana del Festival di Sanremo. E vediamo la copertina. Aggiunta, scusa. A tutte le feste nazionali, e vediamo la copertina. Eccoli qua, i protagonisti sono loro. Abbiamo Blanco che distrugge il palco dell'Ariston, Angelo Duro che si spoglia in Eurovisione, Fedez che tira fuori la foto del vice ministro, con Salvini che ne ha sempre una da dire sul festival, la Ferragni che esordisce dicendo pensati libera con la scritta dietro al vestito, e Mattarella intanto se la ride, insomma, perché veramente sono cose su cui... Allora, io ho tantissime cose da dire. Immaginiamo. Innanzitutto, diciamolo, non possiamo parlare del vincitore perché noi registriamo il venerdì e noi quindi non lo sappiamo ancora. A noi non importa dei tabù televisivi, ok? Noi lo diciamo che registriamo il venerdì. Noi diciamo. Barida, qual è il tuo pronostico? Chi vincerà? Allora, per me mi piace molto Mr. Rain, però penso che vincerà... Mengoni, perché insomma, allora, è super favorito. Tutti voi che già sapete, tutti a prenderlo in giro nei commenti perché ha sbagliato il partito. Va bene. Allora, no, prima cosa che devo dire su Sanremo è una cosa che ha detto la mia mamma, ok? E ci tengo a ripeterla, perché la mamma mi ha chiesto espressamente di dirla. Allora, e in parte sono d'accordo, ok? Cioè, non mi sembra giusto, nella settimana tremenda che c'è stata, aprire il TG1 con il terremoto, poi a metà spezzone Sanremo e poi continuare dopo con la guerra. Per cui TG1, per favore. Prenditela con la direttrice Monica Maggioni. Monica Maggioni è una grande, ok? Questa volta potrebbe aver sbagliato, ok? Il Sanremo in mezzo,
tra queste notizie di questo sì, tipo? In effetti, no. Okay. In effetti, insomma, non è facile. È un suggerimento della mamma. Cioè, no, ma ha ragione, cioè, spezzo per una lancia fuori del TG1, non è facile comunque raccontare, cioè, se vai dai due estremi opposti, cioè da una parte una tragedia terribile e dall'altra una grande festa, quindi non è semplice. Ma siccome è già tutta la sera c'è quello, va bene così. No, i collegamenti con il TG1 sono importantissimi. Io non so se ti ricordi, adesso c'è Paolo Sommaruga, il principale inviato, ma altrimenti fino a quando è andato in pensione c'era Vincenzo Mollica, il suo mitico balconcino che per anni ha ospitato non solo i conduttori ma anche tutti. Vediamo la slide, per favore. Allora, rivediamola. Ecco, allora io partirei, insomma, la prima sera c'è stato Mattarella, insomma, una cosa veramente importante, perché Mattarella non è mai stato all'Ariston, anche giusta però secondo me, perché come va ad grandi eventi, come per esempio la prima della Scala, Sanremo è un grande evento che coinvolge davvero. Sinceramente, davvero non pensavo che non ci fosse mai stato un presidente della Repubblica a Sanremo. Comunque, secondo me la cosa incredibile è che abbiamo avuto un Sanremo che si è aperto parlando di Costituzione. Ecco, lì ti volevo, perché insomma... Il sogno di ogni giurista. Ecco, ce l'avete qua. Allora, facciamo i complimenti a Benigni, perché ne ha parlato molto bene di Costituzione. Allora, l'unica criticità che mi viene da dire... Pareva che anche doveva criticare Benigni, è la seguente. Cioè, va bene tutto, però non... osanniamola troppo questa Costituzione, altrimenti ci dimentichiamo che la possiamo cambiare. Ricordatevi la puntata scorsa. Per cui va bene parlarne, sì. Va bene sottolineare l'importanza, non osanniamola, non facciamola diventare una divinità, perché poi non la riusciamo più a cambiare. Okay? Diciamo che però ha parlato dei diritti fondamentali, come l'articolo 21, quello dedicato alla guerra. Quelli insomma, per carità, io non sono sacrosanti. No, per, diciamolo senza... Però è l'idea nell'insieme, sì, ok? Sì, l'idea sì, nell'insieme. Sì, e non sapevo tra l'altro che il papà di Mattarella fosse stato uno tra i padri. È vero. Era una cosa che nessuno aveva mai detto. Beh, grande, sapevo che la sua era una grande tradizione politica in famiglia. Sì, quello sì. Il fratello presidente della Sicilia, certo. Però sì, è una dinastia politica. Sì. Ah, infatti è una cosa che mi ha colpito. E io ti devo dire la verità, Benigni non mi piace molto quando fa questi monologhi lunghi, ma perché io non amo molto i monologhi, no? Infatti era stato già nel 2020, era stato fatto un monologo di 40 minuti, per carità, però ti perdi un po'. Invece stavolta ti devo dire che non è stato troppo lungo e mi è piaciuto. Allora, molto. In 6 ore di diretta o quant'è, possiamo dedicare 1, 2, 3 ore per favore. Mi è sembrato anche riduttivo. Ma è dato un bel momento breve, giusto. Si poteva parlare ad esempio della riforma del presidenzialismo. Ma certo, parliamo della riforma, perché tutti sono 10 milioni di telespettatori sono interessati. Sono tutti interessantissimi. Assolutamente, come no. E certo, Mattarella alle 9:15 però a quanto pare. Ah, davvero? Io ho visto che a un certo... Allora, io ovviamente ho guardato solo perché sapevo che sarebbe stato un monologo. Ma era scontato. Però effettivamente ho visto che a un certo punto non lo inquadravano più. No, a me faceva ridere sul balconcino. Esatto. Allora, diciamo un po' che... Possiamo dirlo, forse è impopolare. Mattarella... è un po' il re della situazione. Allora, secondo mandato, quindi mandato complessivo di 14 anni, io lo definisco un mandato monarchico. Okay? Sì, no, è tantissimo. Poi bisogna vedere se arriva... Sul balconcino... Tra l'altro Benigni ha detto questa cosa, che non so se fosse una, diciamo, una freccetta, una frecciatina tirata a Mattarella o meno. Questa cosa dei mandati incostituzionali di Amadeus, 5 anni di festival sì, di Sanremo. Consecutivi. Magari poteva essere una frecciatina. Ma potrebbe, chi lo sa. Quest'idea che è diffusissima, che noi abbiamo scomodato il povero Mattarella, che voleva soltanto andarsene in pensione per fare il secondo mandato, non so. Io non la condivido, ok? No, ma io anche, non la condivido. Perché comunque...
cioè, era, secondo me era giusto trovare un altro presidente. Quanto Mattarella sia la prassi della rielezione del Presidente della Repubblica, sì, è profondamente incostituzionale. Riforma del presidenzialismo. Va bene, va bene. Comunque, meno male che se n'è andato, perché da lì poche ore, un paio d'ore, Blanco si è messo a distruggere il parco dell'Ariston. Cioè, una cosa... A me mi ha lasciato senza parole, perché non me l'aspettavo. Io non commento con le mie parole, ma commento con le parole del capogruppo di Forza Italia, Licia Ronzulli. Vai con la Ronzulli. Mi auguro che il direttore di Rai 1 o Amadeus dal palco aprano le trasmissioni condannando l'inqualificabile scena andata in onda ieri sera dal cantante Blanco, che deve essere escluso dalla gara. Ma non allora, è... dimmi che non hai visto Sanremo senza dirmi che non hai visto Sanremo. Deve essere escluso dal... Ma lo sai quanti post ho visto così? Ho detto, ma ragazzi, ma non era in gara, non è in gara Blanco, l'anno scorso era in gara. A beneficio di quelli che giustamente hanno altro da fare. Ho capito che oggi ti piace la telecamera in e che guardano altro. Ti dico che mi sono sbloccato per la prima puntata. Ho visto. A beneficio di costoro, diciamolo che non era in gara, ok? Per cui non era in essere escluso dalla gara. Da cui... Però, insomma, lasciatelo fare. Cioè, alla fine è un po' questo, secondo me, il discorso. Che tu non partecipi più, ok? Hai vinto l'anno scorso. Vuoi rimanere rilevante, cerchi assolutamente di rimanere rilevante. Per cui ti si presenta l'occasione per fare qualcosa di eclatante, per continuare ad essere rilevante, e tu la sfrutti così, secondo sì, me. Sì, però è un po' troppo eccessiva. No, beh, ci si va bene, sono d'accordissimo. Perché sono comunque... Sono d'accordissimo, però è tutta una lotta al rimanere rilevante. Sì, vabbè, sì, sarà, sì, sarà. E invece della Ferragni che mi dici che... Ma allora, noi abbiamo visto il vestito pensati libera, no? Allora, sì, io mi chiedo... Questa frase che ha cosa vuol dire? Parlare. Cosa vuol dire? Non, sinceramente... Io non ho sentito niente, tu hai detto che hai fatto molto parlare, io non so... Sì, sì, insomma... Ma allora, cosa vuol dire pensati libera? Cioè, pensati libera vuol dire tu non sei libera? Esatto, infatti io ho letto dei post di Selvaggio... Ah, c'è qualcuno che ha... Sì, Selvaggio... Pensavo di essere stato un genio io. No, Selvaggia Lucarelli, che conosciamo tutti, lei ha fatto questo post, perché diciamo che con la Chiara Ferragni, e ha parlato molto di questa cosa, ha criticato anche il suo monologo, e su questo ha detto, ma scusate, ma... È vero, cioè, come perché pensati libera? Cioè, se ti pensi non sei libera, allora, esatto, no? Esatto. Cioè sii libera. Sii no? Libera, esatto. Trasmettiamo un messaggio liberale, non pensati libera, che è solo fintamente liberale, ok? Sii libera. Sii libera. Okay? No, ma infatti io questo video... Poi lo so, perché io a un certo punto spendo perché dovevo giocare a League of Legends, per cui... Sì, ma dimmi, ma come si fa? Il monologo non l'ho più visto. Ma come si fa a giocare a League of Legends? E infatti, ad esempio, anche l'altro nella slide, quello là che si spoglia, cosa ha fatto? Io non, Angelo Duro, cioè, tarda notte. L'ho già sentito di fama, che è un corno. Sì, ha fatto questo monologo anche lui sul fatto che... sulla durata del matrimonio, no? Che lui ha detto, per me, se volete far durare il matrimonio, mandate i vostri mariti alle prostitute e una volta al mese. No, ma allora, questo qua l'avevo già sentito, so che si occupa di queste tematiche qua, però non ho visto nulla. Per no, 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 diciamo che ha diviso, ma lui è fatto così, un comico, così divide, giustamente. Posso dire una cosa a proposito di post del Corriere della Sera di Sanremo? Una cosa che ho visto oggi, tu hai anche messo like a questo post, per cui non so se condividi l'idea o meno. Secondo me qualcuno ha visto la scorsa puntata, quando io ho tirato fuori un cartello con scritto hashtag privatizzate la Rai. Perché oggi chi si dice, lo scorda? Perché oggi si dice Sanremo via dalla Rai, una cordata ci prova e il sindaco non esclude il cambio. Ah, io mi sono escluso. Valuteremo. No, l'ho letto anch'io, l'ho letto anch'io stamattina e in conferenza stampa, cioè, tra l'altro è intervenuto anche Giovanni Totti, il presidente della Regione Liguria, e ha detto Sanremo senza la Rai è come il pesto senza basilico, e mi sei venuto subito in mente tu, perché col basilico, col pesto so che c'hai
E quindi io penso che la rimarrà ancora per lungo. In parte sono d'accordo, non privatizziamo Sanremo, ma privatizziamo. Va bene, insomma io direi che ci siamo, che abbiamo detto abbastanza, insomma su Sanremo chissà chi vincerà, lo sapremo già perché è domenica, cioè i telespettatori lo sanno già ma non... Infatti ti prenderanno in giro. È probabile. Va bene, allora chiudiamo qui Sanremo, andiamo avanti con la prossima copertina. Perché insomma eccolo qua, una vicenda che sta facendo parlare ormai da un bel po' di tempo, un tapiro gigante per Ciro Santoriello, il PM che indaga sulla Juventus. Praticamente Striscia la Notizia, lo sai che porta i tapiri. Sì, ma non li porta chi si comporta insomma in modo di... Ma sì, perché lui ha detto qualche anno fa di tifare Napoli e quindi l'hanno indicato su questo. È arrivato sto mega tapiro davanti al Palazzo di Giustizia di Torino, sì, e non oso immaginare chi passava in quel momento. E niente, perché volevo appunto parlare, no, del caso della Juventus, perché davvero sta facendo parlare tantissimo, sta facendo parlare tantissimo e hai ragione secondo me, ed è una questione complicatissima, cioè si potrebbe affrontare da un punto di vista più... anzi facciamo così, affrontiamo da un punto di vista più generale, di sistema, il sistema... società di calcio che non funziona più. Poi arriviamo a parlare della Juventus. Perché, secondo me, poi per carità, il sistema società di calcio non funziona più? Perché è arrivato un momento in cui qualcuno ha deciso di iniziare a comprare società di calcio e non gestirle come un business dal quale bisogna guadagnare, ma gestirle così, come un giocattolo. Ok. Il caso fondamentale è quello degli sceicchi, cioè gli sceicchi hanno iniziato a comprare le società in Inghilterra, hanno comprato il Paris Saint-Germain, eccetera, e qual è il loro punto? Loro non necessitano di guadagnare dalla società di calcio, loro con la società di calcio cercano di ricostruire un'immagine che magari hanno perso per altri motivi, ok? Quindi vogliono, cioè, non vogliono arricchirsi, ma vogliono, cioè, anche, secondo però me, è tutta una cosa secondo, più di pubblicità. Secondo me è così, secondo me modo. Trattano il tutto come, perché loro non hanno bisogno dei soldi, delle entrate della società. Perché del calcio, ne hanno già. Perché loro prendono il denaro che gli arriva, che so, il Paris Saint-Germain è di proprietà dello Stato del Qatar, prendono il denaro del petrolio, lo investono lì, si fanno un'immagine notevole e poi... tornano a prendere il loro denaro nel petrolio, sì, non hanno bisogno di guadagnare con la... E quindi è tutta una cosa... Tra l'altro questo è interessante perché è uscito uno scandalo proprio in queste settimane, perché la società del Manchester City è indagata dal punto di vista però della giustizia sportiva proprio perché ha violato delle regole sul fair play finanziario. Okay. Cosa vuol dire questo? Che loro volevano spendere di più, hanno continuato a spendere di più rispetto a quanto fosse effettivamente consentito. Okay. Okay? E hanno fatto anche dei truschini, insomma. A bilancio sempre, ovviamente, presunzione di non colpevolezza, per cui forse... Sì, no, poi ci sono i giudici che si stanno occupando, noi non siamo, tu non sei ancora un giudice. Quello dal punto di vista della giustizia sportiva. Per sì, certo. E quindi qual è il discorso secondo me? Che dalle altre parti in Inghilterra sono successe queste cose, gli sceicchi che investono. Da noi si è cercato di star dietro per provare a vincere fondamentalmente anche a livello internazionale e quindi si è cercato di spendere di più. Il problema è che noi non abbiamo gli sceicchi, ok? No. Noi non abbiamo gli stessi soldi degli sceicchi, noi abbiamo un sistema per il quale si cerca ancora di guadagnare, certo, con le società. E allora cosa è successo a Juventus? Che voleva vincere dal punto di vista internazionale, compriamoci Ronaldo, hanno speso un totale di, mi sembra, 300 milioni per Ronaldo. Ah, delle cifre assurde. Poi non c'è stato un ritorno effettivo, c'è stato il Covid, che è stato un problema grandissimo per le loro, per questa tipologia di società, per le società di calcio. E cosa è successo allora? Dovevano trovare un modo per rientrare.
Il problema è che la Juventus, a differenza di molte altre, è quotata in borsa, per cui quello che hanno fatto, il falso in bilancio, diventa poi reato. E beh, certo. E allora lì si aprono le due strade, cioè la strada dei problemi giudiziari e quindi delle indagini nei confronti dei dirigenti della Juventus. Ovviamente avrò detto forse qualcosa di sbagliato, ovviamente non hanno ancora commesso nessun reato fino a quando non lo prova il giudice. Dall'altra parte abbiamo le conseguenze della giustizia sportiva, lì sì c'è stata la condanna ai 15 punti di penalizzazione. Quindi, vabbè, io non andrei oltre perché se mi metto a chiedere no, che è una questione, fai un pippone di due, no. Vabbè, cosa sono questi 15 punti di cosa sono questi 15 punti di penalizzazione? Cioè ha dato indietro nella classifica? No. Sì, se lo vogliamo mettere così, sì. Cioè, io di calcio non ne so niente, lo dico. Io non... Gli hanno tolto 15 punti dal campionato attuale. E adesso sono a meno... adesso sono a, non lo so, però sono decimi in classifica. Decimi in classifica. Prima erano secondi, terzi, insomma. Ciascuno tra le sue conclusioni. Peraltro, attenzione, perché che potrebbero anche arrivarne altri punti di penalizzazione. Ma sempre la Juventus o...? No, sempre la Juventus. Perché questa prima sentenza, tra l'altro ancora appellabile, per cui non sappiamo, sì, magari la ritolgono, questa prima sentenza riguarda le plusvalenze. Poi ci sarà un'altra sentenza che riguarderà gli stipendi. Adesso tu Berita mi guardi con questa faccia. Sì, ne potremmo parlare per ore. No, ma io la chiuderei qui. No, tu cosa ne pensi? Tu cosa ne pensi? Ma io sono sempre della mia teoria, un po' sarà da quattro soldi, ditemi quello che volete. Però insomma, parlavi di guadagni e insomma, di cose come i calciatori prendono troppi soldi. Ma perché qualcuno sarà una teoria da chiacchiera da bar, mi sta bene, però secondo me questo è il contesto della chiacchiera da bar. Sì, no, infatti, però dico, secondo me, poi tu mi dici sempre Brida, è il mercato è il mercato, cioè se vengono pagati così tanto, però qualcuno, io dico, è sempre uno schiaffo alla miseria, se qualcuno è disposto a dare quel denaro, nella fattispecie gli sceicchi, perché possono dare quelle determinate somme. Allora è il mercato, Brida. È il mercato. Sarà sto mercato. Pigliamoci su uno sceicco, magari. Pigliamoci su uno sceicco che ci dà magari qualche... Sì, ma anche il mondo delle società gestite dagli sceicchi non è poi un bel mondo. No, okay? No, immagino. Perché... Ma già il calcio di per sé, se andiamo a vedere... Ma perché chiaramente una volta che tu ti trovi di fronte a squadre che possono spendere tutte tantissimo... Cioè, è chiaro che i valori di mercato e gli stipendi si inflazionano sempre di più, aumentano sempre di più, per forza di cose. Cioè, io sono d'accordo che ci sia qualcuno che prende effettivamente troppo rispetto a quanto porta alla società. Sì, certo. È il mercato, ragazzi, è il mercato. Va bene, allora, adesso rimaniamo... Allora, abbiamo parlato di Striscia, abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo parlato tantissime cose. Tu non sai che il 14 febbraio, che giorno è? Cosa c'è il 14 febbraio? Cosa c'è? C'è San Valentino. Giusto. Quando io, come tutte le altre sere, mi metto a giocare a League of Legends. Ecco, io farò... non giocherò a League of Legends, non so. Ma comunque, detto questo, il 14 febbraio però, se non hai nulla da fare, possiamo andare a teatro, perché c'è una grande attrice, celeberrima attrice, che sta per debuttare, torna al teatro dopo tanti anni. Incredibile. Io vorrei però sottoporti una sorta di rebus per farti capire sia qual è il titolo dell'opera e io andavo con gli acrostici, non con i rebus. Vabbè, vediamo la copertina. Eccola qua. Allora, lei dovresti conoscerla, però ti inviterei a partire da in alto a sinistra. Allora, in alto a sinistra? Sì. Una Citroen. No, è una macchina. È una macchina. Ti posso dire che guardala bene. La guardo bene. È un taxi. Ah, un taxi. C'era scritto là sopra. Poi cosa c'è dall'altra parte? Un letto. Un letto. Ma un letto come? Sai come si dice? Cioè il letto, tu dormi in un letto come? Tu in che letto dormi? In un letto... singolo, quindi quello lì è matrimoniale. Matrimoniale, ma si dice anche in un altro modo. Due piazze. Esatto, quindi collega
Macchina? No, non macchina, non è la macchina. Taxi. A? Due, cos'era? Due piazze. Due piazze, questo è il titolo dell'opera teatrale che avrà come prima attrice Barbara D'Urso. Mi sembrava lei, volevo dire, poi ho detto, ma mi riderà di sicuro. No, no, è lei, è BDU. Cosa vuol dire? Cioè, tu si sa qualcosa, la trama? Ma è una strana trama molto particolare, insomma, due piazze, pensa a una coppia con tanta gente, insomma, una coppia che frequenta. Io non andrei oltre. Ma dove vai in scena? È un'opera che già c'è celeberrima, cioè insomma. Non è un'opera nuova, sua, un'opera prima, no, è una cosa. Lei, però, quello che colpisce è questo: che insomma, adesso si è data anche al teatro dopo tantissimi programmi che ha fatto e che continua a fare. Lei attualmente conduce Pomeriggio 5 su Canale 5. Adesso si è data al teatro. Perché lei smette con la televisione? No, per carità, continua la sua, tutti i giorni, tra l'altro, va in onda. Quindi tutti i giorni e poi. Teatro. E poi il sabato e la domenica fa teatro. Ah, quindi non il 14, ma il 14 c'è martedì. Ah beh, sì, questo comincerà martedì. Ah, poi... Ma dove? Non lo ricordo. Cioè, se io volessi davvero andare a vedere questo capolavoro. Aspetta, te lo cerco. Va in tour, gira. Te lo dico che io giocherò a League of Legends. Niente, non vogliamo vederci Barbara D'Urso. No. Ma verrà a Rivarolo, no? A Rivarolo non lo so, però... Avete un teatro a Rivarolo, qualcosa? Non vorrei fare una gaffe, ma... La regia mi dice di no. No, mamma mia, non ce l'abbiamo. Penso, ce l'abbiamo a Locana, non ce l'abbiamo, insomma, teatro. Quante ne ho fatte in quel teatro? Teatro, insomma. E qui c'è, no, arriva Rolo, forse no, forse a Torino magari verrà. Posso chiudere io? C'è ancora qualche slide? Sì, c'è una sorpresa. Ah, ok. Allora, prima della sorpresa, posso dare io una notizia divertente? Dalla. Allora, ovviamente le mie notizie divertenti sono notizie di politica. Mi dispiace di prendermela di nuovo con qualcuno di Forza Italia, mi dispiace, non è che vi voglia male. Però ho letto questa cosa e poi sotto su Telegram c'era il titolo alternativo di questo articolo. La sinistra riparte da Mussolini. Mussolini rifiuta il passaporto Europarlamento. Non è inclusivo. Praticamente... Sì, specifica di chi stiamo parlando. Stiamo parlando di Alessandro. Ah, no, perché... Stiamo parlando di Alessandro Mussolini. Non c'è l'opzione altro, oppure non voglio menzionarlo, ha spiegato l'eurodeputata, cioè si può solo scrivere maschio o femmina. Sì. E quindi lei sostiene che non sia inclusivo, il che è una cosa che potrebbe dire, che so, qualcuno del PD. Per cui io mi rivolgo al PD: state cercando un nuovo segretario, Alessandra Mussolini, la sinistra riparte da Mussolini. Ci dissociamo. Sì, anche perché insomma la Mussolini nel PD, insomma, capisco che il PD faccia fatica, acqua da tutte le parti. Adesso è un partito tutto sommato di centro. Ah beh, sì. Cioè, Forza Italia è abbastanza tra i tre, sì, effettivamente. Ma, Citta, ascolta, venerdì prossimo a te aspetta una sfida molto importante. Una sfida incredibile. Incredibile, perché, insomma, ci sarà un esame e quindi io con questa fotografia chiuderei. Eccolo qua, diritto penale speciale, il Bartoli, Pellissero e Seminara. Allora, posso dire una cosa? Mi fai arrabbiare con questo. Perché io ho preso l'edizione vecchia, invece questa ho sbagliato, ho preso l'edizione vecchia, io non l'avevo vista questa, altrimenti avrei preso quella, non c'è neanche la riforma cartabia, mi sono dovuto mettere lì e scrivermi tutta la riforma cartabia a mano. Comunque, allora, è questo, insomma, con questa fotografia ci lasciamo. Perché spieghiamolo, sembra che siamo dei... cosa farai venerdì prossimo? No, farò questo esame, tanto mi mettete pressione, così. Farò questo esame, se non andrà bene, voi non mi vedrete più su questi canali. Per cui... Quindi, sapete il motivo. Vabbè, in bocca al lupo da parte di tutta la redazione di Obiettivo News, quindi, perché ci hai speso, poi io so che sui libri ci spendi tantissimo tempo, quindi avrai consumato sto Bartoli, Pellissero e Seminario. Sì, insomma, ci passi tanto tempo, a San Valentino potrei anche passare un po' di ore.
Va bene, va bene. Allora, Citta, penso che... Come è andata? Sarà divertentissimo. Sarà divertente, andata, divertente. Divertentissimo. Bene, allora, noi chiudiamo con il brindisino, ecco qua, e diamo l'appuntamento. Dove sono? Dove siamo? Dammi la larga questa qua, così almeno salutiamo. Ecco qua. Allora, grazie. Ringraziamo sempre Andrea che è alla regia. Grazie mille a tutti voi che ci avete seguito e ci vediamo presto. Assolutamente. Ciao ciao. Ciao.